giovane e bella, con il futuro davanti agli occhi e schiere di uomini dietro le spalle che le guardano il culo. No! Competitiva nella vita e nell'amore, dal motto l'importante non è partecipare ma è godere. No. Sorriso non costante, credo. Bravura incessante, simpatia esplosiva. È con noi Simona Scipioni! Buonasera, buonasera. Guardala lì, guardala lì, guardala lì. Era tanto emozionata, invece ha preso in mano la situazione. Già l'ha preso in mano. Sì, preso no, in mano. No, per favore, non lecchi il microfono, grazie. No. Almeno il microfono. No, dai, dai. Non sta, Paolo, non sta leccando il microfono, tranquillo. Assolutamente. Allora, abbiamo detto che eravamo bravi. Saremmo stati bravi. Siamo stati, assolutamente. Saremo bravissimi. Saremo bravissimi. Bravissimissimi. Allora, il tuo nome l'abbiamo detto, Simona Scipioni, la tua età. 21. Da dove vieni, carissima? San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto. Il microfono un pelino più vicino. Ok, sei etero, sei lesbica o sei indecisa? Etero. Sei etero. C'è un pochino. Poi ci ho pensato. In gioventù una leccatina l'ha data, no, in gioventù c'ha 21 anni, quando l'ha? 13 anni a leccatina. Precoce. Comunque, precoce, detto è precoce. Detto questo, sei single, sei accoppiata o sei indecisa? Accoppiata. Sei accoppiata. Il tuo segno zodiacale. Bilancia. Bilancia. Adesso vediamo cosa ci dice il sexy oroscopo. Vai, Anna. Le donne bilancia conoscono benissimo l'arte del farsi belle e della seduzione. Alla pratica del sesso preferiscono l'ammirazione. Aspetta, ti ci rivedi? No. Bene. Lì non allora, sei bilancia. Ragazza, calma e sempre fredda. Se no botte qua, è acqua fresca. Acqua fresca. Ovviamente per attirare l'attenzione della bilancia egli dovrà anche dimostrare di essere intelligente, perché questa è una caratteristica che le donne del segno mettono ai primi posti. Sì. Ti ci rivedi? Quindi no qua. Uomini con la scimmietta. Anche perché in testa, se diceva che voleva l'uomo stupido era rovinata. Certo, certo. Doveva di sì per forza. Lei vuole uomini intelligentissimi, super attivi. Ciao Paolo. Quindi uomini intelligenti, cazzo lungo, soldi. No! Emiliano! E cazzo lo trovo. Vai, andiamo avanti. L'uomo ideale per la bilancia è colto, intelligente ed elegante. È capace di intrattenerle con discorsi arguti e sa anche essere maschio quando si passa al dunque. Non lo so. Ti ci rivedi? Sì, dai. È giusto. Cioè, nel senso, in linea di massima sì, ma sì. Nel tuo sì, fidanzato anche. Ci rivedi tutto. Beh. Per conquistarla, le donne della bilancia adorano carezze morbide e lunghi giochi erotici e preliminari. Lunghi giochi erotici lunghi, e preliminari? Oppure sì, andiamo al sodo, bam bam. No. Prima lunghi. Bella leccatina. Lunghi. Perfetto. Allora, qui occhio alla risposta, perché questa è la vera domanda che dovevi temere per questi. Che fai nella vita? Poi vediamo. Vediamo. No, non sono dancer al giorno. No, non sei dancer. Arizona, lei è la bar lady. Cioè, sei la bar lady di cosa? Jonathan sì. Disco Beach, dai, mo, vieni. Aspetta, ma faglielo dire. Dio. Dillo tu, dillo tu. Bar lady del Jonathan Disco Beach. Brava. Devi anche aggiungere dai mo. Vamos in pista, vamos. No, lei è veramente alla pista. È veramente una dotatissima. Ti voglio la pista Jonathan. Bravissima. Mi fai quasi schifo, guerriero. Dotatissima barista del Jonathan. Allora, carissima, i nostri due temi, amore, gelosia, cioè tu come ti vedi? Gelosa o fiduciosa? Amore, gelosia o fiducia? Quindi come ti vedi e che cosa credi sia meglio magari, esatto, anche se va in contrasto con quello che sei. Possessività, sospettosa, come sei? Sei un po' così? Oppure lasci libero, fiducia? No, lascio libera, però un minimo di gelosia c'è sempre. Ma tu di base come sei? Possessiva, hai visto? Gli hai mai controllato il telefono? No, mai... mi fido. Ti fidi? Bravo. No, non controllo. Allora, o sei possessiva o ti fidi? No, sono possessiva, però non è che ogni volta sto a controllare il cellulare. No, ogni volta no, perché se no ti avrebbe lasciato dopo una settimana. No, però c'ho il vizio di andare magari al telefono e... a capire, sì, vai su Facebook, cronologia di Google. No, Facebook no, però no, Facebook, WhatsApp, no. WhatsApp Messenger. E tu vai al core del problema. Sesso, livello maestra o livello allieva? Come sei messa? Questo
non lo posso cioè, dire. Lasci fare, Simo, ma no. Forte, no, no, no. Non chiama forte, che no, Emiliano. Chiama no! Forte. Che dici? Brava. Facciamo un applauso. Un applauso a Simone che chiama forte, brava. Oh, grazie a Dio. Infatti il tuo ragazzo dovrebbe stare a casa con la bombola d'ossigeno in questo momento. Sta, ma guarda, guarda sta a casa. Ti assicuro che sta a casa con la bombola d'ossigeno. Ragazzi, non assicurate, non lo assicurate, che non è detto. Vai tranquillo. Allora, cara Simona, entriamo un po' più nella conoscenza della tua persona, o perlomeno dei tuoi punti di vista. Ok. L'amore per te è più testa o più cuore? Cuore. L'amore è più cuore, quindi sì. Via, sentimento... Sì. A tutta, non pianifichi minimamente nulla. Quello che c'è, c'è. Quello strano, che c'è, dura. Detto da te che sei molto razionale. Quanto dura, dura e... Sì, quando giusto. Dura, dura, non posso. Chi vuole Cristo se lo prega, insomma, ecco. Ho capito, va bene. Quello che viene, viene, va bene. Sempre riguardante l'amore, evento casuale o predestinazione? Cioè tu pensi che l'amore sia una cosa che è predestinata, cioè... Oppure è un evento casuale, potremmo trovare la persona della nostra vita in qualsiasi momento per casualità, per evento casuale. Evento casuale. Con Paolo è stato un evento casuale. Sì. Casualità proprio. Cioè lui è inciampato e è caduto, no, dentro di te. No, come... al Jonathan, ci siamo conosciuti al Jonathan. Ah, si sono casuale. Conosciuti al Jonathan mentre lui faceva le foto a lei. Infatti sì. Casuale proprio al Il fatto che una domenica mi sono casualissimo. Una domenica mi sono ritrovato l'album pubblicato del sabato precedente, c'erano 182 foto di Simona. E allora lì ho sospettato che probabilmente qualcosa stava, qualcosa stava scattando nel fotografo. Ho capito che ci sono conosciuti, scusa? Al Jonathan. Sempre Jonathan di mezzo. Al Jonathan. Senti, allora torniamo un attimo indietro nel tempo, prima che ti mettessi con il tuo attuale ragazzo. Ok. Cosa fai per far capire ad un ragazzo che ti piace? O perlomeno cosa facevi? O spero mai più cosa farai? No, ma cosa farà? Tanto si lasciano, figurati. Ah! Non è vero, sto scherzando. Cosa facevi per far capire a un ragazzo? Giochi di sguardi, gli offrivi da bere, gli facevi una tetta, cioè che cazzo? Come una tetta? Ma che dici? No. E gli ballavi con la mozza in faccia, che fai? Mai! Emiliano, che dici? Se mai un gioco di sguardi. Un offrire gioco da di bere, sguardi. Mai. No. Che maledetta che sei. Devi. Brava. Se mai brava. Non lo faccio offrire. Bravissima. Io non ho. Non devi scegliere uno per dirmi cosa facevi. Tu per rimorchiare uno. Ho detto un gioco di sguardi. Su Facebook. No, un gioco di sguardi. Gioco di sguardi. Poi un mi piace tanto. Tattico, no? Sì, sempre. Sempre, quello sempre. Cioè, uno però, non parte. Troppi. Se uno, non uno, perché la donna elegante mette un mi piace tattico. Io non riesco ancora a Facebook, per me è una cosa che non lo vedo sotto quel punto di vista. Non ti preoccupare, tu sei old school. Vai, bravo. Old school. Tu sei old school. Scazzo. L'orgasmo, cara Simona, se arriva, altrimenti non fa niente oppure è obbligatorio? No, se arriva, arriva. Non mi posso mettere a finge. Ragione. Ma sta ragazza è se bravo. Ma gli puoi anche dire, bello mio, tu sei arrivato, dammi una leccata. Glielo puoi anche dire così, sì, no? Sì, però. Ma glielo allora dici, che... bello mio? No. No, no. Però... no. Cioè, non se gli... arriva, arriva. Sai... Se no. Se arriva, arriva. Lo sai qual è... Se arriva, arriva. Allora. Lo sai qual è il motto di Mary la Milfa? Com'è il motto? Allora, Mary la Milfa dice: Mary la Milfa. Se con Mary fai cilecca, sì. Tu? Cilecchi. Tu cilecchi. Brava, brava. Un applauso a Mary la Milfa. Allora, andiamo avanti con la tua intervista. Intanto salutiamo Trivella. Mi raccomando, al referendum votate Martina. No, salvate Trivella. Nel sesso, cara Simona, protagonista o defilata? Cioè, sei una che scopa o una che si va a scopare? No. Protagonista. Protagonista? Sì, devo avere il controllo. Quindi sei il livello maestro, prima perché non me l'hai detto? Devi montare solo. No, ho detto che non so il livello maestro. Che cosa significa esattamente devo avere il controllo? Devo decidere io. Devi decidere tu? Sì. Cioè, devi... Tutto. Tu. Andiamo proprio tutto. Al dall'inizio cioè, alla monti fine. Sopra, gli dici famo questo. Allora, dico famo... Dove allora dici? Sì. Dici cosa? Dico facciamo questo. Mi metto sopra. Cioè aspetta, però gli scrivi la playlist proprio della sì, le canzoni. Gli scrivi tutto, sì. Gli fai la scaletta. No, vabbè. Gli fai anche il disegnino in un certo momento tu devi fare questo e poi passare a fare quello. No, vabbè, come viene. Però. Cioè, sei un po' furio con Magda lì al film di Verdone, no? Sei un po' così, sei un po' estrema, no? Cioè, non lasci andare, non lasci che le cose vadano
vadano come devono andare. No, no, deve essere tutto programmato. No, non deve essere programmato, però se però mi stufo quasi. Dico facciamo quest'altro. Ah, se ti stufi, però ti ingazzare, cioè, così per sapere. Non è che te la devi piegare con noi se Paolo. Cioè voglio dire. No, capito. Ciao Paolo. Ma gli dici, senti una cosa, ma gli dici anche sculacciami? Gliel'ha mai detto, sculacciami. Cioè, detto. Aspetta. Gliel'ha detto! No, aspetta, ti volevo dire, magari non l'ha detto a lui, l'ha detto però in passato, però non te lo dice adesso, perché cioè è lui che ci ascolta. No. L'hai detto in passato? No. Sculacciami? No. A Paolo sì, però. A Paolo? Beh, lo fa da solo. Non ah, lo fa da solo. Abbia pure l'iniziativa e non va bene. Ma c'ha le manine piccole. Che ti no, non è vero. No, c'ha le belle sardelle. Oh, ma sto povero ragazzo dovrà pure campare in qualche modo. Non so io. Cioè, ma campa, campa. Già lei gli decide tutte le posizioni. Almeno la squacciata fategliela da lavoro, Cristiano. Guarda che, oh, c'è anche chi. Insomma, gli può anche piacere sta cosa, voglio dire. Sì, ogni tanto una vuole l'uomo che sia uomo. A ogni me tanto... la donna intraprendente piace. Piace. Beh, certo, beh, certo. Non solo fisico. Anche tu sei intraprendente. Anche tu molto. Sei una dittatrice del sesso. Proprio... Hai deciso anche tu quale buca usare al minigolf oppure il mulino? Cioè, hai deciso il percorso del minigolf da fare? No, lì no. Praticamente rotolavamo e prendevamo. Ogni buca sì, erano ogni buca 100 era points. Molto grazie, Piano. Ok, molto ok. Bene. Grazie, no, grazie no. A te, grazie a te. Va bene, Simo, allora. Abbiamo... Allora, prima di fare l'ultima domanda, certo. Volevo chiedere ad Alessandro Genziani, sì, ciao Ale, dov'è buonasera, Ale? Titolare del campionato di quadro. Per favore, un caffè doppio per Anna Mogano che è metà. Guarda, allora, fagli, facciamo così, Ale, fagli direttamente un termos di quelli da 12 e glielo mettiamo lì. Poi, se c'è un parrucchiere, se lo spara in dovena, per favore, gli regali un buono, almeno se vai a tagliare capelli. Allora, pure per Guerriero, se... Allora, domanda cult di facciamo l'amore. Mi sono esplosi i capelli. Domanda storica di vai. Facciamo l'amore. La nostra domanda la cult. La domanda numero uno di facciamo sì. L'amore è le tue tre posizioni preferite dalla 3 alla 1. Allora la terza la medaglia di bronzo, la terza per... vai allora pecorino la terza, pecorino la terza. Statisticamente niente, la niente. Pecorina c'è sul podio. Sempre c'è sempre, anche perché le posizioni sono 3 quelle 4 al massimo. Guerriero, per favore, la pecorina non la puoi trattare così. Conosci il missionario? No io nessuno. Ma io sono vergine. Missionario abolito, bravissimo. Cioè, abolito, missionario abolito. Seconda posizione, medaglia d'argento. Poi sfido per... io, averci Paolo davanti tutto il tempo. Come si dice, non lo so, comunque io sopra. Tu smorza sopra. Candelone, smorza. Vai. Smorza candela o Amazzone, che dir si voglia. O per Amazzone anche lui deve stare seduto. Infatti in macchina è fantastica perché lui sta un po' seduto, capito? Tutto quindi seduto, è più l'Amazzone. Non sarà più come prima andare a fare una bevuta al giorno. Assolutamente. Ma anche quando vedrete in giro la macchina di Paolo, controllate bene che lei non gli stia sopra. No. Andiamo avanti. E la prima è l'Amazzone, però al contrario. L'Amazzone al contrario. Ah, sì. Reverso, come la si sedia dice? Reverso. Ho detto bene, okay. La sedia dello Papa. Cioè la smorza candela reverso. Al contrario, sì. Guerriero, siccome so che tu ti vergogni, no. Posso fare la domanda vera di vai, sì. vai. Ma tu ingoi? No, non si dice. Posso rispondere? Certo. Senti Genziani là, ma... ha detto sì. Brava, un applauso ad Alessandro Genziani. Che Dio ti benedica. grande applauso. Non come dice la nostra la grande scrittrice sì. Antonella Egle. Antonella Egle, sposata da 40 anni. Sì. Lei ha 40 anni che è Goya e il suo matrimonio è al felice. Top. Quindi... Ma che ha risposto, Simona? Me lo sono perso. Ha detto sì. Vabbè. Una bevuta aperta. Eccola qua. Bravo Genziani. Allora, anche tu quindi. Andiamo. Se ci metti dentro anche un Fernet liscio, stiamo a posto. Tutte. Allora beh, io siamo, direi io che ci siamo, che... Emiliano. Sì, ci siamo. È stata veramente simpatica. Una simpatia dilagante. Tornate a trovarla al Jonathan Disco Beach. Vi aspetto al centrale. Brava, va al centrale. Lei e potete lasciare il cicchetto, tanto lei beve tutto. No! Allora, andiamo alla nostra. Al Jonathan, solo maiale. No! No! Daniele, che dici? Era acceso il microfono. Ti sei preso questa libertà. Ti sei preso questa libertà.
Allora, la nostra sexy dottoressa, sì, facciamo un profile. Facciamo un profile. Allora, vabbè, indubbiamente è una ragazza molto solare, sorridente, sicuramente ride anche mentre si fa il ghiaccio, insomma. Sorridente. Faccio cosa? Si fa il ghiaccio. Cosa si fa il ghiaccio? No, mentre vede come si fa il ghiaccio, ride anche per quello, perché ride a qualsiasi ride cosa. Ride sempre. Ragazzi, voleva dire serve una Ah, mentre fa la barista. Serve una psicologa per la nostra psicologa. Poi c'è un problema di fondo. No, è questione di capire il mio sarcasmo. Comunque, ecco, ci beve. Sono un insaccato. Andiamo avanti. Sei un insaccato. Vabbè, indubbiamente. Il bango cucù, che succede? Non ho capito. Che c'è? Cos'è? Andiamo avanti. Vietato fumare. Vietato fumare. C'è scritto vietato fumare. E qui fumiamo tutti. Che vuoi fare? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, allora è una ragazza dominatrice, quindi gli piace avere il controllo del suo uomo, soprattutto. È una dominatrice, quindi. Sì, perché gli piace avere comunque il controllo, giusto? Sì. Ma non solo nel sesso, anche nella vita, credo. Sì. Bene. Bene. E gli piace indubbiamente essere corteggiata, anche perché quando gli avete fatto la domanda gli offri da bere, no, gli offrire da bere mai. E poi c'è questo gioco di sguardi, secondo me gli dovremmo presentare Jim Carrey a questo punto. Jim Carrey. Per il gioco di sguardi. Il gioco di sguardi. Va bene, Simona, anche un profilo ottimo, anche un profilo ottimo, quindi ringraziamo. La nostra ospite per essere stata con noi, per essere stato al gioco, per ingoiare una tua Simona Scipioni. Simona Scipioni. Grazie. Ovviamente stiamo scherzando, eh. Abbiamo scherzato anche Paolo. Un saluto. Ciao Paolo. Paolo. A Paolo, rimettiti presto e torna presto da noi. Rimettilo presto. Ma no, veramente. Si sta rimettendo, è in convalescenza. Allora, grazie. Adesso leggiamo.